Eccomi qui, siamo in live. Perfetto. Vedo che siamo in live. Ottimo, perfetto, ok. Benvenuti tutti. Oggi siamo di nuovo su Transport Fever 2. Eccoci qua. Sul gioco. Oggi eravamo rimasti qui che avevamo fatto il collegamento ferroviario e tutto. Dovevamo cambiare questo collegamento qua. Che doveva portare le scale, come le chiamo io, qui in questa stazione. E poi qua là, il camion le porta qua su. Dobbiamo rifornire in pratica questa fabbrica qua. Però prima dobbiamo potenziare un servizio qua, ecco. Mettiamoci un deposito. O c'è già qua giù? Aspetta. C'è già qua giù. Facciamo a questo punto un'altra cosa. Configuriamo qua un attimo. Mettiamoci un binario nuovo. Platform. Tac, 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 tac e tac. A questo punto facciamo così, che abbiamo fatto un collegamento ferroviario, non so se già in live la scorsa volta oppure no. Abbiamo fatto un collegamento del legno da qua a qua per poter produrre queste cose qua e venderle poi all'export, che ho messo laggiù, ma penso che l'avevamo già fatto in live. Colleghiamolo qui così. Perfetto. Ottimo. E lo spostiamo questo treno qua. No, a posto così, anzi. Dobbiamo modificare una cosa. Lo mettiamo qui. E qua ci mettiamo dentro il deposito. Qua. Perfetto. Adesso qui si dovrebbe caricare in teoria. Ma com'è la produzione? Sta finendo qua. Oh, il treno è pieno. Qua il legno sta arrivando. Ottimo, perfetto, allora. Ok, dobbiamo fare la linea da qua. Ok, fino a qua. Per questi binari qui lo facciamo passare, qua così, e poi facciamo entrare come al solito qua dentro. E poi si entra qua sopra. E la chiamiamo treno merci 10. Il treno se lo prendiamo da qua. Fahrzeuge kaufen. Aspetta un attimo. Sono dedicato ad una cosa.
giù. Quanto è lunga? 150 metri, se non sbaglio. 160 metri. Esatto, è ancora piccola questa per provare. Allora, Electrish, mettiamo questa qua. Rail pole con cargo. Ci mettiamo tutti questi bei vagoni qui per portare il legno. Due. E la portiamo sul nuovo treno merci 10. Perfetto. Vediamo se inizia a produrre questa. Yes, ha iniziato a produrre. Ottimo. Qua invece anche dobbiamo fare una merci, guarda che parte da qua. Vediamo se riusciamo a aumentare la grandezza di questa stazione. Diciamo che facciamo un separare di alberi, di piante qua, tra il merci e platformen. Noi ci mettiamo una bella piattaforma merci qui. Tac, magari un po' più lunga. E poi binari. Ok, perfetto. Terminal è solo questo qua. Da qui lo facciamo salire sopra di qua, direi, e lo facciamo passare per questo binario qui. Quindi spostiamo il terminal sul 3, che così non dà fastidio, la direttrice qui la lasciamo libera, 140, binario vecchio, via. Perfetto. Mettiamo un semaforo qua. Questo qua lo togliamo. No, porca troia. Ciao Marco, ciao Strash. No. Stop. È un gestionale. Se ti piacciono i gestionali è bello. Devi gestire i trasporti di merci e di passeggeri in una mappa. E se ti piacciono i gestionali, questo è un gioco veramente fantastico perché vedi, ti costruisci le stazioni, i passeggeri e tutto, eccetera, eccetera. Ci metti i trenini che girano, tipo io qua ho messo le mode dei treni italiani, qua forse tu riconosci il Trenord, qua. I Trenord sono. Ho messo le mode dei treni italiani anche. Qua. Anche di strade, tu in pratica oltre alla ferrovia ti occupi pure di gestire le strade, vedi qua? Tramite le strade puoi fare i camion, tipo, vabbè, gli autobus per esempio anche, vediamo qua. Lagga un po' perché quando faccio troppo zoom, ti mettiamo gli autobus. Che caricano le persone, le scaricano e poi quando partono chiudono le porte e vanno. Sono tutte moddate, cose moddate, tipo anche i treni di Trenitalia.
niente. Il trasporto pubblico delle persone e quello di merci, tipo per esempio qua sto creando faccio il treno che trasporta il legno, infatti il treno è pieno di legna qua. E va, oltre ai passeggeri che c'è qui, tipo... Tipo il treno passeggeri. C'è anche il treno merci qua. Oppure qui. Puoi fare tu come le distanze, le grandezze, puoi portare la mappa, è enorme, la mappa è gigantesca. Cioè, questa è tutta la mappa, tanto per intenderci. E io per ora ho popolato, diciamo, a livello trasporto pubblico di persone qui, qui, fino a qui, questa città, collegamento fino a qua e da qua a qua. Persone solo qui. Poi le merci mi sono mosso anche in questa zona qua, in cui ho bisogno... Allora, città, allora tu crei quando lanci la prima volta la mappa, il gioco, la città si creano da sole, le città. In automatico vengono, spawnano le città, ma se ne voglio aggiungere delle nuove posso farlo tranquillamente tramite questo pulsante. Se tipo voglio fare una città qui, faccio una città qui, paf, vedi? Tac, ho creato una città. Non è difficile. Poi se voglio la posso anche togliere. Cioè, vedi, faccio così e poi la tolgo. Però non la voglio fare mai. E se voglio posso aiutarla ad ingrandirsi. Tipo come ho fatto qua. Aiutandola ad ingrandirsi, creando già i segmenti delle strade. Già le strade, no? In automatico pian piano cresce. Più porti materiali. Cioè più soddisfi ciò che chiede. Cioè più soddisfi le richieste. Qua c'è il 50%, cioè più soddisfi le richieste, quindi tipo porto 124 merci su 174, più soddisfi queste cose qua, più la città cresce, infatti vedi qua, i cittadini sono notevolmente aumentati, cioè... Poi comunque posso decidere io anche la città, cosa gestire, tipo posso, per esempio... Il Wohngebäude. Sarebbe adesso qui è tutto in tedesco. E il prezzo su Steam non te lo saprei dire, dovrei vedere. Sinceramente, dovrei vedere un po'. Penso. Dovrei vedere. Se vuoi te lo dico subito, tanto ce l'ho qua nella libreria. Quindi apro la libreria e te lo dico. È solo in lingua tedesca, purtroppo non c'è lingua italiana. Sai che questo gioco c'era pure Totò, c'era. No, non è craccato, no, l'ho comprato, è solo in lingua tedesca. Costa tanto, 30... Allora, costa 39 euro su Steam, ma ora è in offerta a 30 euro. Cioè 29,99. Costa molto e purtroppo in italiano non è ancora disponibile, forse più avanti, perché la vecchia versione, ovvero il Transport Fever 1, era anche in italiano. Sì, costa davvero tanto, sì, 30 euro. Però, cioè, guarda, ti puoi sbizzarrire con le mod, mettere i treni di Trenitalia, cioè, guarda che bello che è, cioè, i dettagli, tipo... Poi le stazioni, puoi fare come vuoi, puoi modellarle, eh? Ti puoi sbizzarrire come tu vuoi, come ti pare e piace. Mi sa che devo aggiungere un treno nuovo qua.
cronato, perfetto. Chissà da dove esce. Va bene, ci vediamo. E io Strash dopo, teoricamente, potrei loggare, non lo so, dipende sempre. Dipende. Boh, non lo so. Vediamo poi dopo. Dove mi ha tirato fuori? Da qua. Ah, beh sì, poi si collega. Vediamo. Grazie per essere passato comunque, ci vediamo magari in game stasera o dopo. Perché solitamente al pomeriggio non gioco GTA. Ciao ciao, grazie, ci vediamo. Oh mio Dio, c'è troppa attesa qui. 400, sì. Porca puttana. Un'altra devo mettere perché sennò non ci sta. Cioè, ce ne stanno 18, dove c'è? Oddio, questo è 100, oddio, questo è 140 metri. Aspetta un attimo. Eh no, ecco perché. È un po' un casino questo perché. Un po' troppi tre. Un po' troppa merce, cioè. Qua giù sta producendo questo. Ha la faccia Lucazza, sta producendo. Mi sa che ne clonerò un po'. Qua stiamo producendo di più. Dai, su. Qui pieno deve essere il treno, sempre pieno. Giù, vabbè, qua abbiamo sempre poco. Poco ferro. Mi sa che devo aggiungerci un altro treno qui, perché sennò non ce la facciamo. Vediamo di fare, riusciamo a farcela. Questo si ferma qua tanto. Qua c'è un masso enorme, 500 pezzi siamo arrivati.
Si ferma qui? Sì. Qua esce questo, guarda. Ah no, mi sa che esce prima quello, entra prima quello, sì. Ok. Comunque, dobbiamo modificare la tratta di questa qua. Adesso torniamo qua a merci 8, che non funziona. E farlo passare per di qua e poi farlo arrivare qua direttamente. Quindi dobbiamo bloccare qui, aumentare la grandezza di questa stazione. Diventare più grande deve diventare. Quindi binari più lunga. Ma non di qua, ma in qua, perché è più facile. Perché qua poi c'è più spazio. No. Perfetto, qui. Ottimo. Bella lunga l'abbiamo fatta. Adesso la tratta qui. Ora devo metterci i binari. Perfetto. E poi qui ci mettiamo un segnale. Ottimo, una volta fatto questo, la colleghiamo poi qua con le strade. Perfetto, questa dovrebbe essere si compresa qui. E quindi spostiamo il merci da qui sotto, passa qui sotto, facciamo ad arrivare qua. Ah, vabbè, mettiamoci qui uno scambio. Invece che farlo girare qua, facciamo fare un giro così. Ok, una cosa del genere.
Tanto questo se lo tiriamo via, questo pezzo qui. È venuto male. E poi, essendo uscito da lì, lo colleghiamo agli stessi binari. Perfetto. Dato che passa qui sotto il numero C8 qui che parte da qua su. Da qui dall'1 dobbiamo fare qui il 2. Ecco qua. Così fa sto giro qui. E non c'è nulla a nessuno. Ottimo lavoro. Magari facciamoci un terzo binario, no? Cioè, così non rompe le palle a nessuno quella linea lì. Esatto, invece di collegarlo qua, facciamo proprio così. Proprio tutto separato, facciamo. E qua lo mettiamo sul terminal 3. Ottimo. Così ora arrivano qui direttamente queste cose. E nessuno, c'è nessun problema. Andiamo a controllare qui com'è la situazione. Va bene, ho capito, dobbiamo bloccare questa cosa qua. Ok,
funziona. Ok. Perfettissimo, ecco qua. Meno treni qua che rompono le scatole. Ottimo. Ora inizierà, vediamo se inizierà a produrre questa. Perfetto, dai, vai. Va avanti un po'. Diventa rosso e poi portare il treno dietro. Tac, e poi parte quello a carbone. E così parte tutta la fila di treni. Il tempo che arriva questo, che può già entrare, perché so qua è già uscito.
Perfettissimo, sta andando benissimo, guarda, tutto sì, entra. Perfetto, ora il traffico scorre bene. Di camion ce ne sono abbastanza. Perfetto. Ok, ottimissimo, è arrivata la produzione, va avanti. Perfetto. Questa è quasi piena, minchia. Manca sempre questo materiale qua. Lassù non ce la fa a starci dietro, boh. Uno in più. Qua vedi, non produce abbastanza qui proprio, cioè è lento. Vedi, non sale pieno il treno fin dall'inizio. E qui finisce sempre il legno. Madonna, questo è il problema, questo qui. Ora arriva il legno. Non riesce mai a riempirsi del tutto.
certo, però. Ora che ci penso. Oddio, che idea che mi è venuta. Ora possiamo portare il carbone qui giù. Madonna, che idea che mi è venuta. Aspetta. Qua. Sotto sempre meglio. Fino a qui. Possiamo portare il carbone da qua a qua. Perfetto. Aspetta che è finita qua 01, faccio così. Copriamo il numero. Un deposito, allora, mettiamo questo veloce, tac tac. Tiriamo fuori camion, cargo. Cosa porta ferro? Cioè, no. No. Dai, ferro, non porta nessuno di sti grandi, soli. Questo qui neanche, cioè. Vabbè, poi usiamo questo, usiamo. Iniziamo in grande qui e mandiamo tutti su questa linea qui, così questa inizia a produrre, perfetto. Produzione 400 partita. Ora devo creare la linea ferroviaria che porti da qui a qui giù il ferro. Però la linea qui è diesel, quindi solamente diesel dobbiamo prendere. Ok, Kaufen diesel. Quaranta, questa, mettiamoci questo arancione. Doppia trazione. Cargo. Oh, che palle, questi portano solo cose che non mi interessano. Questa gondola gigantesca per forza usare. Quanto portano queste? 8, 13. Questo porta tantissimo, 38, però non è per quello. Questo, ah, questo porta 20, aspetta, oddio. Questo quanto porta? Ma questa è anche più corta, uso questa. 170, 200. Oddio, aspetta un attimo. Quanto sono grandi queste stazioni? 240? Questa è sicuramente 240, questa qua. Anche. E allora giudichiamo il nostro progetto. Quindi è diesel. Questa qua, doppia trazione, 1, 2. Cargo. 1, 2, 3, 4, 5. Da 200 metri prendiamo 2. Treno merci 11. Via. Duecentottanta.
Ora che ci penso però devono tagliare quelle gondole orribili giganti laggiù che lunghissime. Che potenza è tra poco che dà. Non esce tutto dal deposito. E allora a sto punto possiamo sostituire questi vagoni qui, questi treni qui. Sta producendo sempre più uno qua. C'è sempre poco ferro. Vabbè, a sto punto tanto non c'è neanche più tanto traffico, quindi. Poi la barca qua. Porta sta barca qua. Porta anche questo, perfetto. Così quando torna indietro si porta. Perfetto, quindi facciamo così. Proprio linee, decidiamo che dall'1 porta sopra. Vabbè, portano tutto in generale. Può portare tutto questo, anche questo, esatto. Almeno arriva più idea che si sveglia poi. E dai, produci. E butta fuori questo ferro e dai. Deve partire solo questa produzione, però no? Siamo fottuti se non parte. Oh, facciamo così, il camion. Facciamo che da qua, dal 2, tu carichi l'Alden. Solo questo, carichi. Perfetto. Così mi inizi a produrre? Mi fai da qua a qua. Qui scarichi, vanno qui e poi porta giù col treno. Aspetta, è qua. Non è collegato bene.
Tac, tac, un piccolo collegamento. Perfetto. Camion, li pigliamo da qua. Vediamo se ora funziona. Ora quanto è scesa? Quanto roba è scesa questo? 131, dai, buono. Poi devo solo capire che deve fare treno, camion fino a qua, treno fino a giù, camion, barca e poi arrivare qua. Devo solo sperare che capisca, se no. Esatto, ma temevo, c'è troppo legno qua. E qua produce troppo ora. Adesso io posso anche modificarlo. E niente, devo farlo con tutti. Vabbè. E qua devo allungare la frazione. Facciamo qua su.
treno. Beh. Qua il treno lo dobbiamo aumentare anche di grandezza, quindi dov'è che Farzoi. Tac, 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 216 metri. Ma facciamo diventare, sì, è un po' troppo. 236. Perfetto. Guarda, sempre con 150, proprio. Ci avevo mai tutto calcolato. Mi dire che possiamo farlo uscire da qua. Allora, electric. Selezioniamo. Questa qua, no, è troppo lente. Questo non è da merci. Questo. Possiamo metterci. Poi. Quello per il legno. 2 o 3, dai. Ok, questo inizia a produrre. Treni infiniti. Passeggeri qua. Passeggeri. Perfetto. Qua è tutto pieno, va. Poi dovrebbe arrivare qui il treno, perfetto, ma la produzione va. Però non arriva alla stazione, come mai? Come se è tutto collegato, teoricamente vedete qui. Ah, eccola qua, è arrivato il primo pezzo. E vabbè, dai, pian piano produrrai, su, 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 su.
si riempie tutto. Bene, ora andiamo a vedere quassù come va. Se è incominciato a capire che deve farmi produrre questa. No, non l'ha capito. Allora io faccio così. Perché dato che mi sa che è troppo complicato. Qua riceve, sì, riceve però. Finisce subito. Deve essere completamente de blu qua tutto. O se no adesso ci metto un altro binario qua e ci faccio qualcos'altro. Anche qui vado a riprendere i binari. Cos'è che mi squilla qui? Dov'è? E che problema c'è? Osti. Qua è un bel casino, qua. Vediamo come lo ruota. No, non riesco, eh. Porca puttana. E mo qui devo fare uno scambio di recupero qua e se ci stai, così si è buggato. Però devo stare attento qua. Che per passeggeri ci sta solo l'inizio il problema, non dovrebbe più capitare. Per passeggeri treno, passeggeri ci sta qui dentro così. Ok, ci sta, ci sta. Ok, qui riempie tutto, quindi non c'è troppa attesa. Se quassù non funziona ancora, no, niente.
Non capirà mai che poi io voglio portarlo lì su e destra e sinistra. Cioè, manco se lo cambio qua, esatto. Magari così posso farglielo capire. Poi da qua anche da 2 raccolgo. Ma ecco qual era il problema allora, che non tutti via. L'unico cretino di camion che non funzionava, ho preso. Qui. Mi carichi alla 2. Solo il ferro. E qua, tu invece. Barca alla 2, mi carichi solo ferro. E alla 1 mi carichi, vabbè, indifferente. Vediamo se ora ho capito. Funziona! Madonna, che culo, funziona tutto il trasporto, camion, treno, camion, barca, però fino qua. Boh, io sono un genio. Cioè, boh, io sono fenomenale. Ok, questa è qua. Guarda questa qui è proprio scollegata da tutto, cioè, ma perché? Non avevo un collegamento di strada, proprio zero. Vabbè. Qui ci costruiamo una bella stazione. O di un binario proprio solo, siamo proprio ignorantissima, facciamo. Solo ed esclusivamente per questo, facciamo, esatto. Perfetto. Pigliamo la parte destra, la portiamo proprio giù. Proprio ignorantissima fino qua. E la parte sinistra pure fino a qua. Perfetto.
merci 13. Perfetto. Qua è sempre troppo pieno. Il legno c'è? Ora sì che c'è il legno. E qua c'è. Sta diminuendo. Qua giù. Ok, qua la produzione riceve abbastanza cose, sempre poco oro, però ecco qua, primo pezzo, osserviamo come va qui. Electrician. Cargo. E qua inizierà a produrre ora. E qua prendiamo anche il ferro. E lo portiamo su. Madonna, ho avuto proprio il momento in cui stava salvando.
Ok. È qui. E qui poi facciamo questo. Questo collegamento che dal 13 diventa il 14. E poi basta, perché sennò poi diventa troppo. Mettiamone una. Poi ok, tra poco che si attacca. Ok, ora caricare. Dovrebbe caricare tipo il ferro in teoria. Perfetto. Cioè, ma wow! Che guarda che c'è, che roba che ho creato. Arrivo subito. Eccomi qua. Devo alzare questo. Che devo abbassare un po' la frequenza di camion. Tipo proviamo.
Ok. Così se attende magari si alza la percentuale, inizia a produrre di più. Ah, è qua, va avanti sempre di più. Su, questo ferro, dai, dov'è? Produce tantissimo questa, guarda, qui serve altro spazio però. Queste qui producono? Sì. Molto lentamente producono questa. Sì. E qua c'è invece sempre troppo materiale. Qui invece inizia a diventare poco. Sono troppo veloci i treni. Infatti ce n'è anche molto di più. Pensa di 168, quindi e finisce sempre il ferro. Qua ora sto producendo abbastanza. Diciamo, dai. Comunque, niente, questa qui, tutti a casa vanno. Perfetto. Pieno di roba, ma pochissimo, sarà. E qua ce n'è troppo ora di materiale. Tutti tornando stanno. Qui 448 è tantino,
qua si riempie, perfetto. Comunque. Ma se non viene un po' troppo trafficato qui sotto, perché sennò. Se no è un casino. Molto trafficata qua la zona. Ma qua sotto non c'è neanche un semaforo, ma... Non voglio tenere i passeggeri fermi, è una cosa che non voglio proprio vedere. Una cosa che proprio non tollero vedere i treni passeggeri fermi, proprio zero, non posso vederli. Impazzisco poi. Come non detto, si fermano qua sotto, c'è traffico.
troppo traffico qui, guarda, dimmi, ora qua. Troppo traffico c'è. E questi non si devono fermare, devono sempre circolare. Sempre pieni sono questi. Ok, ho capito, io devo separare i tunnel allora. Ok, sto per fare un macello ora. Devo tirare via tutti i segnali che ci sono qui sotto. Perché qua è separata sta cosa? Tutto fatto male sin dal principio proprio qui. Allora, adesso bisogna avere più spazio di manovra, più spazio di... Poi qui partiamo prima con il gemello qua. Ci agganciamo qui e ci sganciamo qui. E tu però con questo vai dritto, cioè. Eh no, dai, però c'è, cioè, che due maroni. Qui ci va una e qua ce ne vanno le altre. Questo stronzo qui che viene qui, è singolo. Posso buttarlo anche qua sopra, cioè. Posso fare un'altra configurazione, metterci un'altra piattaforma qua giù e metterci un altro binario, cioè. Tac, tac. Io metto più binari che posso, tanto qua. Qui, questo. Facciamo una cosa un po' più bella, un po' più professionale magari, no? Non so, strada non serve un cacchio, quindi. Possiamo anche tirarla via. Tutta una linea merci questa, no? Quindi.
ho più fatta bene. Magari può essere questa, ecco. Però anche qua sono io uno stronzo che faccio le cose male. Cioè. Qui che apriamo la galleria, ecco qua. Qua devo mantenere la galleria perché c'è questo. Infatti qui possiamo mettere. Aspetta un attimo. Magari ce li ho le cose quelle là. Tipo asset da mettere sui binari. Qualcosa tipo decorative. Tante cose che abbiamo. Mi sa che sono finito tipo su quello su tutto ora. Non il muro, se non c'entriamo il muro, ma tipo il muro qui al lato non c'è. No, non c'è. Vabbè. Ok. Perfetto, ora. Così non tocchiamo la ferrovia passeggeri. Qui facciamo che si collega di qua.
no, questa è una nuova messa. Ok, perfetto. Ora vediamo se le linee si sono regolate un po' tutte. Allora, questa qua. Questa la mettiamo al 4. Questa al 2. Così magari la mettiamo, no? Ok, perfetto. Così nessuna si va una contro l'altra, a disturbarsi. Tutte sul proprio binario, senza problemi. Questa va tutto binario fatto per bene. Qua su, e vuol dire non tocchiamo il trasporto regionale passeggeri. Boom. Ora inizia ad avere un sacco di problemi, esatto, quindi questo treno qui. Ora lo facciamo una cosa qua, guarda, una cosa molto bella. Qui ci facciamo un bel binario che rientra, perché tutti questi treni qui devono girarsi e tornare indietro. Perché, ah, qua è vero, non c'è nessun passaggio e... Vabbè, facciamo così, una cosa veloce. Ecco, ora puoi. Vai, su. Ora mi dispiace per i treni regionali, devono aspettare un po'. Però intanto qua è andata tutta una linea impeccabile, proprio perfetta. Questo qua è un merci e non ha nessuna strada, torna indietro. E questo qui pure torna indietro. E ora non abbiamo più problemi. Oh no 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 no, che cazzo fa questo? Questo qui fermo perché me lo punto, perché poi questo deve girare qua. Ecco qua, questo parte dell'ultimo. Perfetto.
sarà più giù che su questa sbarra. Qui sarà finendo, esatto, sarà finito tutto perché non è arrivato più nulla, non è arrivato. Ancora di un risolto arriva. Quindi non ti preoccupare, tu qui e adesso arriva tutto. Giusto per il deposito qua. E guarda, tornato il legno. C'è il merci e il marginale che sono la competizione. Ora è tutto così fluido, non deve aspettare nessuno per le qua e di là. Tutti entrano tranquilli. Qua dobbiamo aggiungere un altro treno perché sennò qui non le vediamo fuori. Ma dove mi esce sempre da laggiù? Sì. Bene, io direi che qua va tutto perfetto, andiamo a vedere qua giù, la produzione è aumentata qui molto lentamente. Abbiamo ora no, sempre zero, qua su invece come va? Sta aumentando. Qui nonostante tutto, dai, arriva un po' di richieste, un po' di roba arriva bene, vabbè. Sempre troppo poco ferro, cioè abbiamo tantissimo carbone e pochissimo ferro. Infatti adesso cioè qua è diventato troppo forte adesso sto treno qui. Ora sostituisco questo qui con tutte le carrozze, quelle più spaziose. Questo qui. Vedi. Cole, sì. E
In 240 metri. Ci facciamo un po' meno. Ecco qua. Ora trasporta 340 pezzi da solo. E vabbè, fa lo stesso. Anche qua potremmo cambiare tutti e tre i treni, mettendo lì. Li mettiamo sempre i soliti qua. Ecco qua. Ora trasportano un po' di più. 280 a botta trasportano. Quindi uno possiamo anche metterlo via, così c'è meno traffico, mi sa. Esatto. Questo va in deposito solo, lo mettiamo in deposito solo per sicurezza, poi massimo lo tiriamo fuori. Però teoricamente dovrebbe bastare. Dai, dai, bisogna produrre un po' di più qui, eh. Ah, ho già svuotato tutto qui. Ma lei sta portando... Il treno pesa 859 tonnellate. Fa un po' di fatica, ma ce la fa. Questo porta 280, dai, quindi c'è, cioè, dai. Controlliamo se funziona bene tutto questo, se si svuota velocemente, tanto serve. Cioè... E qua è diminuito un po' la produzione, quindi ai ai ai, non va bene. C'è ancora spazio, come vedete, quindi... Si possono aggiungere vagoni, lo facciamo solo perché sennò si svuoterebbe tutto subito e i treni inizierebbero ad andare in giro vuoti. Ecco qua. E di vedere i treni vuoti proprio non c'ho voglia, quindi... Iniziano un po' ad arrivare i materiali qua. Va bene. Qui abbiamo avviato la produzione. Allora, questa è un'isola, aspetta. È un'isola questa, è strano. Bene, abbiamo fatto tutto. Anche questo, madonna mia. Necessario, qua c'è molta attesa di
Ehi, ma qua? S5, ok, perfetto. Meglio che ci mettiamo qualcosa in più qua come camion e poi... Allora, ci mettiamo un po' più di camion. Ora facciamo direttamente da qui che lo evidenziando prendendo l'autobus, il camion, lo cloniamo. Si è bloccato il gioco. Ottimo. Si è bloccato il gioco? No, eccolo qua, è sbloccato. Allora, qua Farzoi che guarda che pochi che sono, li cloniamo proprio tutti, quindi facciamo il doppio di camion e di questi qua ne aggiungiamo alcuni. Perfetto. Tanto ne portano 42 di cose alla volta. Qui c'è il nostro export, ha già venduto un sacco di roba. Stavo proprio giusto giusto dentro la mappa. Per ora arriva solo una cosa, chi lo sa più avanti magari ne arriverà di più. Qui forniamo quasi del tutto. Quindi sì, in questa città il 40% va in auto, il 60% in autobus, ottimo. Le merci arrivano quasi al 100%. Il treno urbano, questo passa vicino alla città, infatti è piccolino, la linea passa proprio in centro qui, arriva qui su e poi chi lo sa se va avanti. Qua però la stazione ferroviaria sottoterra c'è solo quella, eh. Tipo qua, wow, 80 metri, due binari. Qui tipo una stazione qua, poi anche qua, poi no, è troppo.
enorme, madonna. Questo deve essere bello. Questo però si potrebbe fare una linea ferroviaria a testa sollevata. Tipo parte da qua giù. Passa da sopra. Tipo. Tipo metto qui così. Come è fatto qua il. Tipo così la metto. Guarda che alto. Tipo così. Tipo verrebbe, vediamo. Una metropolitana sollevata, eh. Mio Dio, è crashata la connessione. Ci sono ancora? Sì, ok, perfetto, sono ancora in live. Ok, la live è tornata. Mi continua a crashare tutto qui. Perfetto, vediamo un po'. Un attimo, scarico subito, Devo vedere. E niente, devo mi continuare a stare per crashare la live, non so perché. Ok, no, funziona ancora. Me la sta ancora trasmettendo in un unico pezzo. Che culo. Ok, continuiamo qui con l'ultimo pezzo e poi basta.
Bene. Però questo pezzo qui, quando l'avevo creato ora, dobbiamo anche far arrivare qui a qui. E poi vedere un po'. Colleghiamo qua. E poi faremo un collegamento qui, qui, qui. Vediamo qui come è collegata. Qua è collegata? Sì, perfetto. Questa è collegata? No. Quindi andiamo a collegare sto pezzettino qua di strada. Ecco qua. Aspetta. Qua lo colleghiamo qui. Così è perfetto. Questo è collegato alle strade? Sì. Questa è collegata, questa qui no. Perfetto, questo qui però lo facciamo la prossima volta, prossima live. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Io salvo. Vi ringrazio tanto per essere qui con me. Vi ricordo di lasciare il follow, di iscrivervi al canale, di seguirmi anche su Discord e su YouTube. E per tutto basta fare punto esclamativo comandi. Infatti è quello che farò io adesso. Dovete fare punto esclamativo comandi, vedere i comandi disponibili, punto esclamativo YT per vedere YouTube e punto esclamativo Discord per collegarvi al mio canale Discord. Io vi ringrazio tanto per essere qui con me, vi ricordo che mi trovate anche su YouTube tutte le repliche e ci vediamo la prossima volta. Ciao!